Buongiorno, buona domenica in diretta dallo Sky Café. Oggi, domenica 12, stiamo in questo momento stanno facendo l'escursione a Cocradanna ed è la prima uscita annuale, la prima uscita di quest'anno. Mi scuso, ieri non ho proprio avuto tempo, non ho risposto neanche alle mail, adesso cercherò. Sono qui davanti al computer, cercherò di rispondere alle mail e cercherò anche di dare le informazioni per quanto riguarda il meteo e tutto il resto. In questo periodo siamo parecchio impegnati e alle volte non è che posso fare tutti i giorni la diretta. C'è qualcuno che mi ha ripreso e mi ha detto: "Ma come oggi non hai ancora fatto la diretta?" No, non l'ho ancora fatta perché non ho avuto tempo. Allora, adesso prendo il cellulare e vi faccio vedere. Tiro via l'altra piede qua. Una situazione. Sono davanti al PC. Settimana prossima non c'è assolutamente vento. Le condizioni sembrerebbero ottime per quanto riguarda il mare. La fantastica Giulietta mi ha mandato questa foto in diretta, è di qualche ora fa. Questa è la spiaggina dietro la nostra spiaggettina privata a Cocradan, e quindi mi ha detto che c'è un po' di cielo velato, ma si sta veramente bene, il mare è calmo, vedete. E non ci sono quindi problemi di nessun tipo, non c'è, quindi sta andando tutto bene. Adesso magari sono qua già dentro nella grotta, questa è la famosa grotta, la Emerald Cave, la Maracot Cave, quella che bisogna nuotare, passare dentro in questa grotta e arrivare all'interno dell'isola che vedete. È una cosa fantastica perché praticamente è una cosa, un'avventura unica. Oggi è domenica, magari ci sarà un po' più di casino perché comunque è famosa la grotta, è famosa tra i locali, i thailandesi delle province del sud, del meridione, quindi dalla provincia di Trang, ma anche dalla Malesia vengono per venire alla Maracot Cave, perché insomma è famosa, non c'è nulla da dire. E sono contento perché comunque alla fine la barca siamo riusciti a trovare una ventina di persone, quindi siamo riusciti a fare questa prima uscita. Certo che li ho trovati solo io, cioè sono tutti clienti qua, li abbiamo trovati qua allo Sky, cioè sono clienti dello Sky Café, per cui posso assicurarvi che è esclusiva e che la vendiamo solo noi, perché per adesso, ripeto, non la vende nessuno, questa è la spiaggina, quella privata, quella dove si arriva e poi si va a mangiare nella foresta, dentro nel Paradise Lost dell'italiano Gianni, per poi andare sulla spiaggia principale dall'altra parte dell'isola, questa dove ci sono anche i resort. La grotta invece si fa poi nel pomeriggio al ritorno, vedete? Questa è l'altra parte di Cocradan, quella dove ci sono i resort e si crea questa specie di piscina naturale. Quella che vedete qua scura è tutta barriera corallina e corallo vivo. Anche le condizioni del mare, la limpidezza, tutto bene. Giulietta mi ha detto che le condizioni erano più che ottime. Quindi rimetto qui sul cavalletto il telefono senza farlo cadere, speriamo di non farlo cadere. Ok, per cui penso che vada tutto bene, lo saprò tra qualche ora, il tempo che le barche rientrino al porto. Poi sicuramente mi arriveranno i feedback sia da parte delle guide che da parte dei clienti che hanno partecipato oggi alla gita. Abbiamo in programma di farla forse venerdì 17, che voi direte proprio venerdì 17. Non lo so, penso, adesso vediamo. Vediamo, ho gente interessata, quindi ho già gente che vuole già prenotare e forse venerdì o sabato o domenica.
Io la farei, se fosse per me, o il venerdì o il lunedì, dico la verità. Non è... Perché? Perché comunque dalle province di Trang, dalla provincia di Krabi, dalle province del sud della Thailandia c'è molto turismo interno. Kradana è bellissima, Kradana per i thailandesi da 100 a 0 le BPI, cioè per i thailandesi non vanno a vedere Maya Bay, frega un cazzo, proprio loro non gliene frega niente. Ci vanno i cinesi, Maya Bay e gli europei. Per loro le isole stupende sono quelle della provincia di Trang, cioè Koh Krang, Koh Phangan, Koh Mook, per cui c'è parecchio turismo interno. Vabbè che loro non vanno col motoscafo, vanno con i barconi, c'è cioè una roba diversa. Poi alla fine noi andiamo comunque nella nostra spiaggettina, per cui non è un problema. Non è quello il discorso, però magari dentro la grotta. Se sbagli l'orario e finisci quando ci sono tre di quei barconi da 200 thailandesi, è capace che ci siano 600 persone dentro, per cui non è il massimo della vita. Bisogna cercare di andarci in un orario, secondo me verso le 3 del pomeriggio ormai sono già telati via la maggior parte, quindi non dovrebbe essere un problema. Comunque, ripeto, sentiamo tutto quando tornano, che mi daranno un feedback aggiornato di tutta quanta di come è andata la giornata. Qui a Caron, boh, c'è sole, pioggia, temporali, è un po' però non c'è vento, il mare è calmissimo, cioè alla fine non avremmo mai pensato di trovare delle condizioni meteo così belle e non avrei mai pensato in cuor mio di cominciare a fare Koh Kradang al 12 di novembre, cioè se l'anno scorso, ma neanche l'anno scorso, se un mese fa mi avessero detto, vi ricordate quando facevo le dirette e cominciavo a parlare di Koh Kradang tutto emozionato, dice ma forse inizieremo a dicembre, forse se qua e là, e poi alla fine regalo dei regaloni al 12 di novembre iniziamo a farla e soprattutto le condizioni del mare sono buone, sta andando tutto bene, Koh Krok, sempre la barca piena, alla fine voglio dire, siamo partiti veramente bene. Poi non voglio parlare più di tanto perché magari porto sfiga e qua quando la sfiga arriva è finita. Voglio dire, se fa come l'anno scorso che mi piove al 6 di gennaio, porca miseria, che è venuto giù il mondo l'anno scorso. Quindi veramente, ma oltre alla pioggia era il mare mosso, il vento, le onde, veramente è stato terribile. Quindi io quando vedo questo cielo, queste nuvole così, ma non vento, tutto calmo, ah, come, per me è bellissimo, voi andate in crisi perché, oddio, c'è le nuvole, i colori. Sì, è vero, i colori magari non sono come quando c'è proprio il cielo blu e per carità, i colori non sono uguali, ma però voglio dire, lo snorkeling è identico, anzi, ci sta anche meglio fare snorkeling quando non c'è il sole che ti brucia la schiena. Riuscite a fare la gita facendola in modo comodo senza fare dei salti sulla barca per colpa delle onde, si rispettano le tabelle di marcia, non si saltano alcune tappe perché c'è il mare troppo mosso e non si riesce a fare lo snorkeling da una parte, per cui voglio dire, dovete accontentarvi. È meglio una giornata di cielo coperto con qualche lieve temporale, qualche pioggerellina, piuttosto che una giornata di sole, cielo blu e nemmeno una nuvola, ma venti con raffiche da 80-100 km orari e onde di 3 metri. Quella è la condizione peggiore per tutto, per uscire in barca, per fare lo snorkeling, per qualsiasi cosa. Per cui non va bene se c'è il vento, le onde, no se piove. Quindi non guardate 3BB Meteo e tutte le altre app che avete sul cellulare, buttatele via, usate Windfinder e controllate l'altezza delle onde. Non guardate neanche se mettono una nuvolina con le gocce di pioggia. La pioggia non ve ne deve fregare niente. Se non volete la pioggia, perché a voi dà fastidio la pioggia e i colori non sono belli, dovete venire tra febbraio e marzo. Sono quei 2 mesi lì che teoricamente non piove mai. Però attenzione, e ve lo dico, in quel periodo lì però c'è il vento e se beccate la giornata col vento la barca non esce, per cui è molto peggio, almeno adesso uscite in barca. Se venite a febbraio o marzo molto probabilmente c'è il sole, ma non uscite con la barca per colpa del vento. Quindi
è così, la vita ci vuole anche un pizzico di fortuna, ci vuole del culo, quindi non è che si può pretendere che tutti i giorni siano uguali. Anche prima Giulietta mi ha detto, ieri ero qua, ho fatto snorkeling e ho visto, Giulietta, perché non lo sapesse, una carissima amica che adesso sta vivendo un periodo qui in Thailandia e praticamente ogni giorno va a fare delle ispezioni perché sta lavorando un progetto video del suo blog per quanto riguarda qui le escursioni con noi. Ieri questa ragazza, questa brava ragazza che fa dei video e delle foto stupende, ha fatto snorkeling a Koh Hang, sono quelle belle 5 isolette che formano una specie di piscina naturale, il luogo più bello dove fare snorkeling in Thailandia, senza mai, senza sé, più delle Similan, più di tutto, Koh Hang, ricordatevelo, è nell'escursione di Koh Rock. E mi ha detto, guarda, ho visto, c'era il pesci balestra, c'erano gli squaletti, c'erano, fantastico, certo, vi ho detto, cavolo, più bello di quello non c'è niente, però dovete capire che anche a Koh Hang, che è là in mezzo all'oceano, se becchi una giornata che c'è dell'onda o della corrente, non ci vai. Ve ricordo, la prima volta che andai, sono buttato, in 5 minuti mi sono trovato al largo, era veramente, e tanti miei clienti mi hanno detto, Martino, abbiamo rischiato, per fortuna avevamo delle guide brave, che ci sono venuti a prendere, ci hanno aiutato a tornare indietro, perché ci siamo trovati in un attimo a 100, 200, 300 metri dalla barca, non sto scherzando, quindi bisogna stare attenti, noi vi diamo delle guide preparate, ci sono delle guide in madrelingua, c'è chi parla italiano in barca, quindi non dovete preoccuparvi, vi daranno tutte le spiegazioni del caso, vi aiuteremo sempre a fare delle belle escursioni, non vi porteremo mai in pericolo, ok? Però non abbiamo la sfera magica, non ce l'ha nessuno, non ce l'ha il capitano, ci vuole della fortuna. Su una tratta di mare così lunga c'è caso che in qualche punto ci sia vento, ci sia un temporale, ci sia da deviare un temporale, allungare un pezzo di tratta di mare, oppure bisogna passare in mezzo al temporale perché non ci sono alternative, e lì si balla, ci si bagna, fa parte voglio dire, dei rischi che dovete calcolare su questo tipo di escursione. Quindi non è un'escursione per tutti, è un'escursione, quelle lunghe tipo Koh Rock e Koh Kradang, sono escursioni per chi ama il mare, ama l'avventura, capisce che c'è comunque da stare minimo 2 ore in barca per arrivarci, che non pretende l'impossibile, cioè di arrivare in posti desolati, deserti, senza miliardi di cinesi, in 5 minuti, non esiste, capite? Quindi 6 a 5, 10, mezz'ora, un'ora di barca è pieno di turisti, perché questa è la verità. Si può fare il giro al contrario, si può andare presto al mattino, ci sono delle strategie per fare pipì nel miglior modo possibile, ma questo non è che fa sparire i 10 milioni di cinesi che ogni anno visitano le pipì island. Non ci andrete a finire in mezzo al casino, perché noi abbiamo la partenza anticipata, abbiamo questa possibilità di farvi fare cose interessanti. Per cui venite a trovare Sky, venite allo Sky Café, e adesso è un momento di calma, ho fatto questa diretta, scuso ieri avevo troppa gente, c'era un casino qua. Quando c'è troppa gente Sky non ha tempo, deve fare il suo lavoro, è quello di spiegare e prenotare le escursioni. E io non posso fare un video con tutto casino qua dentro, non mi sembra il caso. Quindi quando ho tempo faccio queste dirette, se ho tempo poi vado in spiaggia, vi faccio vedere la spiaggia. Quindi è inutile, se non faccio la diretta che mi... Ma cosa succede? Piove? Quando non fai la diretta cosa... No, non sta piovendo, sì c'è qualche temporale, ma il meteo è tutto a posto. Quindi se salto un giorno, il giorno dopo vi aggiorno e vi dico, guardate che non c'è problema. Vi tengo sempre informati, per cui non vi preoccupate, se ci sono degli allarmi meteo, cioè le barche non possono uscire, sono il primo a dirvelo, non ci mancherebbe altro, cosa facciamo? Finta di niente? Dai, su, non preoccupatevi, siamo persone serie, quindi se non si può uscire in barca, ve lo diciamo, vi facciamo la diretta video, vi mandiamo un messaggio su WhatsApp,
chi ha prenotato si cancella, si posticipa, chi non può posticipare viene restituita la caparra, nessuno vi vuol fregare i soldi, qui non è paga qui e no refund come fanno le agenzie locali. Le agenzie locali, che non è il loro lavoro è solo far cassetto, non è promuovere qualcosa, inventarsi qualcosa, dare un prodotto di qualità, no, sono solo punti di rivendita di escursioni che tra l'altro sono fatte per i cinesi o per i russi e soprattutto non sanno neanche quello che stanno vendendo, loro vendono di solito quello dove guadagnano di più, quello che costa meno, quindi il cliente più invogliato a comprare e che a loro fa guadagnare di più, non vendono il prodotto migliore, quello che poi ti dà il feedback positivo. Il feedback non gliene frega un cavolo, perché una volta che hanno fatto cassetto, loro è importante il cassettino dei soldi e non il feedback. Non fanno le dirette, gli dicono il meteo è così, no è meglio andare qua, no la stazione che là c'è mare grosso, ma si è mai sentito? Andate giù dall'hotel, hanno 1400 brochure che tirano fuori la calcolatrice e vi fanno oh, only for you my friend discount, this is good price, good price, good quality, invece è una cagata, non è un good price come dicono loro e neanche good quality, è una cavolata di escursione che si vende solitamente ai cinesi, quindi gente che fondamentalmente pensa molto diverso da noi e vi caricano su dei barconi, poi pubblicherò anche una foto che ho fatto ieri al porto di Chalong con un motoscafo a tre motori come il nostro e con qualcosa come 70-80 posti a sedere, avevano 5 file nel mezzo, le panchettine da 3 nel corridoio centrale, quello dove nella nostra barca ha il frigo, le maschere, le pinne e tutte le altre cose, tanto per capire la differenza di come lavorano certi, di come lavoriamo noi, di cosa possiamo proporre, di cosa troverete allo Sky Café. Quindi non trovate le cose che ci sono in hotel, lungo la strada, in aeroporto e che più ne ha, più online, anche online. Ah, online mi hanno detto che si spende meno e poi trovi sempre posto, ma per forza trovi posto, ci mancherebbe altro, perché lì è tipo la roulette, cioè vi spiego. Online ti fanno vedere una cosa che di solito è sempre figa, bellissime fotografie, bellissimi video, tutto figo, sempre naturalmente nel momento giusto, con i colori giusti, un po' di HDR, modifichiamo anche un pochino, tiriamo via, sanno fare, è il loro lavoro. Buongiorno, come sta andando Credan? Riparti col video, sta andando bene comunque, almeno le notizie che stanno arrivando sono più che positive. Buongiorno Giorgio, scusa. Dicevo, chi vende, è normale online che ti faccia vedere tutto fantastico e ti dice prenota adesso, paga ora con PayPal, carta di credito, qua e là, su e giù. Ma come cavolo fai a prenotare un mese prima, una settimana prima, un'escursione? Ma come cavolo fai quando sei ancora là dall'altra parte del mondo in Italia a prenotare un'escursione? Primo, tu non lo sai quando arrivi qua, il cambiamento del clima, un po' di raffreddore che ti sei preso su dall'Italia, il carrettino col Thai food lungo la strada che hai voluto provare per vedere com'è e poi ti ha fatto cagare addosso tutta notte perché non sei abituato. Ci sono un milione di variabili. Adesso ditemi voi, quando comprate e pagate qualcosa, secondo voi l'anno dopo vi restituiscono i soldi? Quelli tra l'altro delle agenzie online, assistenza 24 ore, ma che cazzo? Ma non vi danno nessuna assistenza, non lo facciamo neanche noi, perché io quando a una certa ora spengo il telefono, però ti do il numero della company dove prenoti e ti dico stai male? Se io non rispondo, chiama questo numero, di che stai male, così non perdi i tuoi soldini e io ti recupero una data. Questa serietà, si fa così, però devi venire allo Sky Café, devi venire a prenotare qua, parli con Sky ti spiega tutto, così no online cosa? Non capite? Quindi questo mestiere non si fa online con i siti dove andare a ah guarda qui che recensioni, ma qua la recensione, ma sono tutte farloccate, no, non sto neanche a spiegare, sono tutte le storie di TripAdvisor
e altre pagliacciate, perché non ho voglia di stare qua a spiegare per l'ennesima volta queste cazzate. I feedback, andate a vedere quelli dentro la mia pagina Facebook, dove ci sono le vostre foto, le vostre facce, perché il profilo Facebook si può clonare anche quello, si può fare un profilo fake, ho capito, però non fai un profilo fake per mettere le foto delle escursioni. Ah, voglio dire, dovresti essere veramente malato per fare una cosa del genere, poi è una perdita di tempo enorme, poi ti sgamano dopo un po', te lo chiudono. Per cui se è un profilo fake non dura molto. Volete vedere delle recensioni? Venite nella mia pagina, Amici di Pucca, lì ci sono le vostre foto, le vostre recensioni. Voi le avete fatte. Per cui sono vere, ci sono le vostre opinioni vere, no TripAdvisor o quelle puttanate di paginette dove nell'anonimato fai la recensione. Capite? I forum e via discorrendo. Per cui noi siamo qua, Sky, bravissima, è sempre qua dal mattino, io arrivo, ho i figli da portare a scuola, le altre cose, io faccio il casalingo, il mammo faccio dei miei tre figli, e mi occupo della casa, non sono sulle barche, quindi non faccio la guida turistica, non vendo le escursioni, le vende mia moglie, io sono qua per farvi capire e essere da tramite tra quello che è l'agenzia di mia moglie thailandese e voi italiani, perché magari non tutti parlano inglese, quindi parlo italiano, parliamo la stessa lingua. Venite qua, quindi troverete Sky. Se ci sono anch'io, si beve il caffè, si guardano insieme le previsioni, si fanno due chiacchiere, ve le spiego anch'io le escursioni, non è un problema, ma le prenotate con mia moglie. Se non ci sono io, lei parla italiano e ve le spiega lei, capito? Quindi non c'è problema, non dovete. Io ho un sacco di gente. Ah, ma io ti seguo da mesi. Quando sono venuto lì non mi hai cagato, non c'eri. Ma l'ho capito, ma non posso stare qua tutto il giorno. Non è il mio lavoro, non lavoro io qui. Non è questo, non è il mio lavoro. È il lavoro di mia moglie. Io ho insegnato a fare questo lavoro a mia moglie. È lei, Sky Caffè, il suo nome, Sky. Anche se non è un nickname, non è il suo vero nome. Comunque. Avete capito? Le previsioni sono buone, il mare dice buono, 15 tra 3 giorni, mercoledì, Korok si rifà, 17 venerdì, forse, vedremo, si farà ancora Koh Kranang, Phi Phi Island, Pangaea, tutti i giorni, Similan, un giorno sì, un giorno no, Similan, tranne il primo giorno, tutti contenti, adesso delle Similan. Il primo giorno abbiamo avuto un problema, un feedback, ma anche lì si è trattata di un'incomprensione più che altro, c'è stato un piccolo disguido, un problemino che comunque ci sta a inizio stagione, può capitare, però se andate indietro nelle dirette ne parlavo di questo feedback negativo, tra l'altro l'ho spiegato. Io personalmente ve lo dico. Le Similan, per tanto che siano belle, per me adesso in questo momento non vale più la pena andarci, cioè vale 1.000 volte di più andare a Korok e Koh Kradang. Korok, tra l'altro, anche lì hanno cominciato ad andarci altre barche, quindi non è più esclusiva. Se volete l'esclusiva c'è solo Koh Kradang e quella ve la vendo solo io, cioè non io, Sky Caffè. Cioè la trovate allo Sky Caffè, ma non la trovate perché io ho partecipato a inventare questa cosa e ho spinto molto mia moglie, la società che le organizza, a crederci in questa cosa. Quindi oggi sulla barca, 20 persone erano tutti alla fine clienti dello Sky Caffè. Volete l'esclusiva? Ce l'avete. Volete fare le altre escursioni fatte nel miglior modo possibile? Ce le avete. Quindi venite allo Sky Caffè, prendete su un po' di soldini perché si lascia comunque una caparra, anche se poi si paga dal porto. Sconti Sky non ne fa. Che l'altra cosa è, ma non ci ha fatto lo sconto, ma non ve lo fanno lo sconto. Lo sconto in Thailandia, chi dice che vi fa lo sconto? Vi vende una porcheria, perché gli sconti non si fanno, ci sono dei costi fissi. Tu compri una cosa diversa, di qualità, non puoi pretendere di pagarla come quella che la vendono per i cinesi. Vai a fare la gita con i cinesi se vuoi spendere 30, 40, 50 euro in meno, non c'è problema. Qual è? Il mondo è grande, cioè fate quello che vi pare, andate in qualsiasi agenzia, ma se tu vuoi un servizio di qualità non puoi pretendere di pagarlo come
come la barca, dove caricano 70 cinesi con le panchette nel mezzo, la guida che si parla in quella lingua incomprensibile e non ti fanno mai scendere dalla barca, fate solo le foto. E quando fate snorkeling siete circondati da una marea di giubbini arancio dei cinesi su una barriera corallina morta, perché di solito li portano nei posti più sfigati, perché tanto per un cinese vedere una barriera corallina bruciata, wow, per loro è ma che roba fantastica. Va bene, dai, adesso vi saluto tutti quanti che stanno guardando. Buongiorno Martino, ci vediamo a febbraio. Ciao Marco, ok. Diana, buongiorno Martino, ti stiamo seguendo a febbraio anche voi, bene. Ci vediamo a dicembre, ok, dicembre ottimo mese, però attenzione che c'è del casino. Ciao Stefania, qui poi oggi è freddo addirittura, pioggia e freddo in Sardegna, mamma mia, si è andato meglio lì da voi, un caro saluto a tutti voi. Massimiliano, buongiorno. Giambattista, giusto, grande professionalità e giusto servizio, spesi veramente bene, grazie Giambattista, grazie. Sì, è che poi alla fine è quello che io voglio farvi capire, che quando uno programma un viaggio così lungo, la Thailandia non è dietro l'angolo, signori, state facendo il giro di mezzo mondo, non di tutto il mondo, però di mezzo mondo, ok? Siete dall'altra parte del mondo. Un viaggio così lungo, se anche ormai è diventato accessibile a tutti quanti, voglio dire, ormai i costi si sono, non è come negli anni 80. Negli anni 80 dovevi essere veramente ricco per poter venire qua in Thailandia. Però, insomma, non è che costa 3 lire, diciamocelo. C'è comunque una spesa da affrontare e poi, voglio dire, non è un viaggio che fai, c'è anche chi lo fa 3 volte all'anno, ma magari ci sono persone che l'hanno progettato, l'hanno sognato, l'hanno desiderato per tanti mesi, il viaggio di nozze, sapete quanti sposi vengono qua. Bene, ok, cioè tu stai facendo il viaggio della tua vita, arrivi qua e poi cosa fai? Mi vai a comprare dal primo qua che ti vende solo perché ti costa 30, 40, 50 euro in meno, ma vieni qui e vieni a bere un caffè. Io non ti ho detto la devi comprare da me, che costa il doppio, poi devi andarla a comprare anche là, ma l'importante è che capisci le differenze e che la testolina la fai funzionare, ragioni. Non guardare i forum, le pagine su Facebook e quelle puttanate che scrivono i tuttologhi della Thailandia. C'è tanta gente gelosa, ragazzi. Martino è tanti anni che è qua e gli sta sui coglioni a tanti. Non lo so, sono gelosi perché mi invidiano, senza sapere che rotture di coglioni vuol dire vivere qua. Perché quando vivi in un posto con che ci cresci figli, quindi non sei in ferie, non è la stessa cosa di quando sei venuto tu, che il tuo scopo era mangiare, dormire e andare a spasso, capite? Quindi c'è gente che mi invidia, gli sto sui coglioni perché faccio quello che sa tutto, perché poi vendo le stesse cose che vendono i Thai. Sapete quante volte leggo delle cose? Martino vende le stesse cose, tanto sono tutti thailandesi in barca. Certo, chi cazzo deve portare alla barca? Non la possiamo portare noi. Se io vado su una barca e mi metto lì al timone mi arrestano, ma anche se vendo un'escursione non la vende mia moglie mi arrestano. Non possiamo fare questi lavori, è vietato, io rispetto la legge, io sono 15 anni che sono sempre norma di legge. Rispetto la legge, ho il mio visto perché sono sposato, faccio le mie cose e non rompo il cazzo a nessuno, soprattutto non rompo il cazzo ai thailandesi che mi ospitano. Questi qui i fenomeni, vai là, ti metti a contrattare, ma contrattare cosa? Non devi contrattare un cazzo, il thailandese non gli piace contrattare. Thailandese, sei tu italiano che spacchi i coglioni, lui parte dal triplo per forza perché comincia a rompere il cazzo questa storia del contrattare. Ma il Thai non ama la contrattazione, il Thai, il prezzo è quello. Difficilmente contratta, è maleducazione qua contrattare. Vi imbottiscono di stronzate quei cazzo di siti amanti della Thailandia, pagine di merda sulla Thailandia, di gente che non sa una benemerita minchia di Thailandia, è venuta qua qualche volta in viaggio e pof, si sono diventati guru della Thailandia.
Oh, i patacchini, le stellettine di TripAdvisor, recensore esperto, ma quale esperto? Cosa vuoi essere esperto? Sei mai stato qui in barca? Parli thailandese, le sai le dinamiche, capisci cosa vuol dire lavorare? Cosa sei esperto di cosa? Pugnete! Ma fatemi il favore, affidatevi a persone che lo sanno fare, lo fanno con il cuore. Poi se non lo volete comprare, ma fa lo stesso, perché magari non avete il budget, ma va bene, compra quella dei cinesi, ma almeno lo sai, così quando vai a casa, poi non fai il tuttologo, non vai a dire delle puttanate del tipo, tanto sono tutte uguali. No, coglione, tu hai fatto una gita di merda e dici che sono tutte uguali perché te è andata male, perché hai comprato una cazzo di gita di merda e vuoi che gli altri facciano le gite di merda. Mentre invece non è giusto, perché, ripeto, c'è gente che ha speso, è il viaggio di nozze, è il viaggio della vita, c'è gente che si è messa via piano piano tutti i mesi quei 100, quei 200 euro per fare un viaggio e poi viene qua e mi va a fare le gite coi cinesi. E che cazzo, no, dai, ma che promozione facciamo la Thailandia? Io ci voglio continuare a vivere qua. Questo è un bel paese, però ormai è sommerso dal turismo di massa, è un turismo di massa di quelli low cost, quindi cinesi e russi, senza sky, no money, no soldi, capite? E quindi cosa vuol dire? Casino, inquinamento, per fare 12 km io mi metto le mani nei capelli, perché alla certa ora qui diventa un macello, ragazzi, un macello, capite? Perché tutto si intasa. Perché partiamo, veniamo in hotel a prendervi alle 5? Perché godiamo nel vedervi, che siete in ferie a farvi alzare così presto? Secondo voi le nostre guide, lo staff, loro godono ad alzarsi di notte per andare tutti i giorni con la barca, mare grosso, mare piatto, sole? Guardate che non è facile. Provate a pensare anche alla gente che lo fa di lavoro. Voi tornate a casa dopo un giorno in barca, il giorno dopo restate tutto il giorno in hotel, capottati. C'è gente che veramente per riprendersi ci vogliono 3 giorni da una gita. Pensate a quelli che lo fanno di lavoro, che sono là per aiutarvi, servirvi e tutto il resto. Quindi provate a immaginare e non ascoltiamo il signor Rossi della pagina degli amanti della Thailandia, l'esperto che è già al quarto viaggio, eh beh. Io ho 15 anni, parlo Thai, vivo qua, ci ho fatto 3 figli, 2 mogli, però lui è più esperto di me, perché lui ha già capito che bisogna andare a fare il giro dell'isola, contrattare, perché tanto le escursioni sono tutte uguali. Porca di quella puttana, è meglio che non le guardo a me quelle pagine lì, perché poi mi va la pressione, mi sale la pressione, mi dà un fastidio, perché ripeto, una brutta pubblicità alla Thailandia, è una brutta pubblicità agli operatori seri. È una brutta pubblicità a tutti noi che ci prodighiamo tutti i giorni per darvi qualcosa di diverso. Ti fa incazzare a me queste cose. E poi cosa fanno? Vanno a comprare 50 euro di escursione in meno e poi alla sera vanno a comprare quelle merde di aragoste finte che siano di plastica, quelle là a 3.500-4.000 al chilo. Per far vedere l'aragosta in Thailandia, oh, l'aragosta in Thailandia, spendono magari 4-5 mila baht per mangiare dell'aragosta di plastica, capite? Porca troia, e mi sei andato alle Phi Phi Island col barcone dei cinesi. Ma ragazzi, ma ragionate, ognuno fa quello che vuole con i suoi soldi, il suo tempo, per carità, però non fate i tuttologhi, ecco quello che voglio dirvi, e non dovete credere a questi personaggi che si spacciano, perché l'italiano è così, se non sa una cosa te lo insegna, l'italiano sa una pagina più del libro, l'italiano è l'italiano, non ammette mai di aver sbagliato, l'italiano non lo senti mai fare autocritica, sa tutto, cazzo, sanno tutto, una roba impressionante, Dio buono, non sa una roba te lo insegna, Dio buono, mancherebbe altro. Per cui venite anche a bere un caffè, che a me piace parlare di queste cose, mi piace la Thailandia, ve lo ripeto, io amo Phuket, io sono innamorato di quest'isola con tutti i difetti che ha, anche se sono magari qualche giorno scoglionato e avrei voglia di andarmene via almeno un po' in ferie, fuori dai coglioni, ma però io ci vivo, capite? Ci vivo qua, sono fisso qua,
No, 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 quindi ho i miei problemi, dovete capire, non posso essere sempre come voi, estasiato, come dico io. Io non sono più estasiato, io quando guardo fuori vedo problemi, più che altro, non vedo solo gioie. Però questo non vuol dire che non sia più innamorato o che non mi piaccia mostrare il lato migliore di questo paese. E cerco di farlo nel miglior modo, dandovi la possibilità di viaggiare in sicurezza, con barche nuove, personale competente. Vi abbiamo messo a disposizione tutta la nostra esperienza, abbiamo creato dei prodotti nuovi, abbiamo trovato delle nuove isole, delle nuove rotte, delle nuove escursioni. Siamo qui, ci mettiamo la faccia, pubblichiamo i vostri feedback, se c'è un problema cerchiamo di risolverlo. Perdo ore a parlare della stessa cosa e entra uno, mi spieghi le BP Islands? Sì, buon, perfetto. Dopo 5 minuti entra un altro, mi spieghi? Ok, che ricomincio a parlare della stessa cosa. È tutto così, capite? Tutti i giorni è una cosa del genere. Poi magari qualcuno ha anche il coraggio di dirmi: sono venuto, non mi hai cagato, avevi i marroni girati. E beh, insomma, porta pazienza, sono un essere umano anch'io. Anch'io ho i miei lunedì, ho i miei problemi, ho la scuola, i bambini, i problemi con i visti in ambasciata. Abbiamo tutti i nostri problemi, quelli che viviamo qua, perché ripeto, non siamo in ferie, abbiamo un sacco di cavoli nostri. Però io sarò sempre cordiale con tutti, se non ci sono io c'è Sky, che lei è super cordiale, però Sky è thailandese. Sky, fondamentalmente lei è più per il vendere che il fare pubblicità, diciamo che insomma lei è il titolare dell'agenzia, l'agenzia è sua, è lei che gestisce questo business, quindi fondamentalmente è paziente anche lei, vi spiega anche lei, però diciamo che non perde ore, non fa le dirette come me spiegandovi tutto, vi fa vedere il meteo, vi dice no guarda che là secondo me ci sarà tot di onda, ti dice guarda dei grossi pericoli non ce n'è, se vuoi andare vai, se no fai un'altra cosa. mia moglie è così, perché insomma giustamente lo fa di lavoro, per cui seguitemi sulle dirette, che qua se avete voglia e tempo da perdere, di solito appena ho tempo io ve la faccio e vi spiego tutto quanto, ok? Va bene, dai, adesso basta, perché se no sto qua fino a domani, leggo ancora i vostri messaggi, vi saluto tutti, ciao, ci vediamo a febbraio, ciao Nicoletta. Si buttano via tanti soldi per nulla e si va in cerca di risparmiare su queste cose dove c'è in ballo la sicurezza e professionalità. Non esiste. Grande Martino, ho fatto una bella pubblicità con tutti, grazie Giambattista, ti ringrazio. Per me questa è la più grande soddisfazione che personalmente possa ricevere. Perché guardate, non è i like su Facebook, che cioè, i like su Facebook sono un po' come i soldi del Monopoly. Quello che conta è questo, è il passaparola. Io credo anche molto nel rapporto umano, ve l'ho appena spiegato. Io amo la Thailandia, mi piace questo paese. E sono molto critico, lo sapete, non mi sono mai risparmiato sulla Thailandia. Quando c'è da dirgli su, gli dico su, per cui io non sono estasiato. Cioè, se volete trovare uno che proprio non è estasiato, venite da me. Quindi io non ho le fettine di prosciutto come quelli, cazzo che paese, tutto fantastico. No, non è tutto fantastico, sono un sacco di problemi qua. Soprattutto, ripeto, se ci vivi e ci lavori. Ma voi venite in ferie, e quindi venendo in ferie, questi problemi, ho imparato che secondo me prima ero molto più critico, cioè parlavo anche dei problemi che poi alla fine dei conti a voi turisti che cazzo ve ne frega, diciamocelo, dei problemi, di certe tipologie di problemi, serviva a farvi capire come si vive qua. Qualcuno apprezzava, qualche altro invece si straniva un po', e addirittura qualcuno mi ha addirittura minacciato: ma te parli male della Thailandia? Ma andate a cagare, io non parlo male della Thailandia, parlavo della situazione qua, di esperienze mie personali, quindi non stavo parlando della Thailandia. Quale Thailandia? Al limite parlo di Martino Phuket, al limite, mi frega un cazzo di parlare dei thailandesi, e ripeto, non ho nessun problema con loro, anzi, sono loro che al limite hanno qualche problema con me, perché sono farang e non ci accettano proprio, neanche se vivi, parli qua, parli la stessa lingua. Per dirne una, anche oggi vado a comprare questa bellissima treppiede, entriamo, io parlo il Thai, ok, gli chiedo, mi fai lo sconto, perché
cioè, vedono il farang, è normale. E lui ridendo, qui e là, però mi parlava in inglese, non mi rispondeva, non vogliono che gli parli in thailand, gli dà fastidio. Allora dopo gli ho risposto in inglese e gli ho detto, ok, adesso che ti parlo in inglese me lo fai lo sconto 5, ok, perfetto. Per cui vedete come sono fatti, sono un po' particolari, ma a voi, fin dei conti, che cosa ve ne frega? Niente, perché poi alla fine dei conti non ve ne deve fregare nulla, di capire come funziona qua. Non dovete venirci a vivere, lasciate perdere, state dove siete che è meglio. In vacanza invece, in vacanza è tutto stupendo, va tutto benissimo. Se rispetti certe regole, e sapete che io sono il primo che dice attenzione, è uscita questa legge, butti la sigaretta a 100.000 baht, attenzione, guarda che se bevi in quel posto là, alla tal ora fanno i posti di blocco, attenzione che qui ti arrestano, non sto scherzando. E chilometro ti arrestano, quindi non sono uno che si è mai nascosto dietro il ditino come fanno certi, o se no, ma in Italia è peggio, o in Italia addirittura ti sequestrano la macchina, o vai, cioè tutti questi paragoni di merda che non servono a niente, perché non serve paragonare l'Italia alla Thailandia, non si deve mai fare questo errore. Thailandia è una cosa, l'Italia è un'altra, hanno ognuno i suoi problemi, ma sono problemi diversi. Quindi non sono paragonabili, non dovete mai fare questo errore. E io in passato non facevo tanto i paragoni, però continuavo a parlare di questo mondo con gente che non capiva, perché è dall'altra parte del mondo. Quindi il mio pubblico, cioè voi, la maggior parte di voi, è gente che mi conosce da tanti anni e lo sa, mi scaldavo, mi innervosivo. Invece adesso è già da un po' di tempo che ho preso un'altra filosofia. Nel senso che non serve niente parlare di certe cose, quindi non sto neanche a nominarvele. E mi fa piacere invece che trovate queste dirette, questi momenti che parlo così su Facebook, su YouTube, perché volevo fare anche un canale che si chiama Italia, Phuket Italia TV. È un canale praticamente di YouTube dove io poi queste dirette giornaliere dove spiego le notizie che interessano i turisti, non i residenti. Quella non ho abbastanza abbandonato questa cosa, anche sul mio profilo privato non parlo più praticamente, o solo privatamente se qualche amico mi chiede allora ne parlo, perché non lo trovo più utile, ripeto, una perdita di tempo. Gente, non serve parlare di certi argomenti. Beh, va bene, comunque, questo programma, questo canale YouTube, volevo farlo proprio perché per riuscire ogni giorno a fare una diretta e a comunicare un po' con voi, a dirvi non solo com'è il meteo, ma come stanno andando le gite, come vanno le cose, se c'è qualche allarme, qualche problema, qualche così, per farvi sentire, perché mi fa piacere, ripeto, che voi dite. C'è gente che viene qua e mi dice Martino, la mattina quando mi sveglio con la tua voce e mi sembra di essere lì, ascolto quello che hai da dire, ascolto com'è il meteo, vedo la spiaggia, vedo il mare. Mi fa piacere, ripeto, perché? Perché immagino, perché anch'io ero come voi, quando vivevo dall'altra parte del mondo e vedevo qua, sono stati periodi che ho vissuto in Italia, lavoravo in Italia e facevo avanti e indietro qua. Capisco, mi mancava qua, mi mancava e so cosa vuol dire. Adesso ci vivo da tanti anni, mi sono rotto i coglioni, ma quello è un altro discorso che vi ho fatto prima. Quindi mi fa piacere fare queste dirette, stare qui, parlare per tanto tempo, chi vuol seguirmi mi segua, chi non vuol seguirmi spegne. Bello, quindi libertà, piena libertà. L'unica cosa, ricordatevi sempre, Martino è Martino. Martino non fa quello che fanno tutti gli altri. Sky Café non è l'agenzia che vende le escursioni dei baracchini. Se leggete questo su qualche profilo Facebook, su qualche pagina Facebook o da qualche parte, non rispondete, non vi sto chiedendo no Martino, non difendetemi, non c'è bisogno che mi difendiate, non me ne frega niente, come io non vado là a scrivere no, noi facciamo, non neanche faccio pubblicità. Io non me ne frega un cazzo, quando uno mi tagga, mette il mio nome, mi fa piacere, tra virgolette, perché? Perché non, ripeto, il web, il mondo virtuale è pieno di persone saccenti,
di tuttologhi del cazzo, di gente che sa tutto quanto, ha fatto quattro viaggi e sanno tutto. E poi c'è anche tanta gente gelosa, ripeto, gente che addirittura vorrebbe vivere qua, si arrabatta a fare cose illegali, perché fanno anche cose illegali. So di gente che vende anche i tour illegalmente, perché comunque va a prendere i soldi, porta i voucher. È illegale, non si fa, non si fa. L'ho già detto, ma io non faccio la spia. Sapete quante volte ho sentito, guarda che poi quelli fanno la spia su di te, parli male dei thailandesi, ma che quando cazzo parlo male dei thailandesi? Ma oltre a quello gli ho detto, ma è mia moglie che è l'agenzia, è inutile che mi rompete i coglioni a me, io non lavoro. Ma tralasciando questo, ripeto, mi hanno rubato il nome, che ci sono quelli a Patton con il nome che è simile al mio. Quando facciamo un'idea, partiamo alle 5, questi qui a Cata adesso si sono messi a partire alle 5, ma quei cinesi. Non vi vengono le cose che facciamo noi, sono uniche, perché le abbiamo inventate noi, non le avete inventate voi, state copiando le cose che facciamo noi, ma vi vengono male. Quindi è inutile voler fare il Martino della situazione, amici di Phuket, perché non vi verrà mai. Piuttosto, bagno di umiltà, si viene qua, si collabora e ci si aiuta, perché una mano lava l'altra, tanto siamo tutti sulla stessa barca e si può fare tutti insieme qualcosa. Ma non conta un cazzo copiare o voler fare i fenomeni. Ah, Korok non l'ha mai cagata nessuno. 2015 iniziamo a fare Korok, dopo un anno noi altri italiani abbiamo l'esclusiva, abbiamo mamma mia che questa escursione ce l'abbiamo solo noi. Ma qua se cazzo avete, ma se non sapevate neanche dov'era Korok, se non l'avevamo iniziata noi non c'era nessuno che partiva da Phuket e andava a Korok direttamente. Abbiamo dovuto fare Kokradan e adesso copiate anche questa, vediamo se riuscirete a copiare anche Kokradan, dai, provateci, sono curioso perché voglio vedere se vi viene. Per cui tutto qua, io ci tengo molto al mio lavoro, ci tengo tanto a voi persone, amici, clienti di Sky Caffè, tengo tutti quelli che vengono in Thailandia perché abbiano un buon ricordo della Thailandia, che facciano una buona pubblicità, perché ricordate, la miglior pubblicità, il passaparola, non è le stellettine e i like di Facebook, non servono i like o le recensioni su TripAdvisor, serve questo, comunicazione, tra virgolette, quasi diretta, nel senso che io ci metto la faccia, sto qua, vi spiego le cose, mi fate una domanda, vi rispondo, se non vi rispondo subito dopo qualche giorno, ma comunque cerco di rispondere a tutti. E poi quando venite qua siete in un ambiente, tra virgolette, quasi familiare, nel senso che qua nessuno vi vuole, my friend, calcolatrice, ok, you buy two, now I discount for you, no, nessuno sconto, qua c'è questo che costa così, questo costa così, questo costa così, non te lo puoi permettere, fanne una, ma falla bene, tutto lì il discorso, non hai neanche i soldi per fare quello, ok, guarda, piuttosto stai in spiaggia, non andare sulla barca con i cinesi, perché rischi e fai una gita che non è servita a niente. Però veramente mi pare strano, perché ti sei potuto permettere di venire fino qua col biglietto aereo, non penso che quei 50 euro ti rovini il budget della vacanza, per cui secondo me sono cazzate. Chi dice che non c'ha abbastanza soldi per pagarsi una gita, forse non doveva neanche venire in Thailandia, perché ripeto, la Thailandia, Phuket, non è cheap, non è 5 euro mangi, 2 euro un motorino giri tutto il giorno, in un giorno se no spendi 20 euro, come leggo sempre su sti cazzo di pagine amanti della Thailandia, dove fanno la gara a chi spende meno. Ma cosa cazzo fate la gara a chi spende meno? Ma siete normali? Andate in un paese straniero, dall'altra parte del mondo, a fare la gara, a fare i barboni, a spendere il meno possibile? Ma io non lo so, ma cos'è sta mania tutta italiana del far la gara allo spendere meno, e l'altra mania tutta italiana che gli italiani nel resto del mondo sono tutti ti inculano, guarda, se vuoi essere sicuro di essere inculato vai da un italiano che vive là, quelli ti inculano sicuramente, certo. E invece i locali, quelli no, quelli hanno il sorriso, anzi sono loro che si aprono le chiappe, che li inculi tu, no? E vai là e gli tiri sul prezzo e loro ti regalano le cose, Dio, ma certo,
ma ci mancherebbe altro, no? Noi italiani che parliamo la stessa lingua, hai capito, vinculiamo. Invece i locali, boh, ma va là, loro tappeto rosso, ostriche e champagne. Ma per piacere, dai, ma su, ma fate i bravi. Spendeteli saggiamente i soldi, spendeteli come vi pare. Le vostre vacanze in Thailandia, fate quello che volete, non siete obbligati a venire qua. Se venite qua, il caffè io ve lo offro, non ve lo faccio nemmeno pagare, lo offro a tutti, indipendentemente che compiate l'escursione o no. E qui costa il caffè, costa molto più che in Italia, ve lo dico subito. Però lo faccio volentieri, perché ripeto, è la policy che ho inculcato a mia moglie, è stata la mia politica di dare una mano agli italiani a vivere una bella vacanza in Thailandia, che rimanga un bel ricordo, a creare amici di Phuket, amici, gli amici, tu c'è un gruppo di amici, capite? Voglio che tutti abbiano un buon ricordo. Poi, se fate le escursioni, noi siamo il top e siamo incopiabili. Se non volete fare le escursioni, vabbè, avete bevuto un caffè, avete fatto quattro chiacchiere, non c'è nulla di male. Se vi stanno sul coglione gli italiani che vivono dall'altra parte del mondo, perché siete gelosi, perché vi inculano, perché cazzi vostri, cosa devo dire a sto punto? Voglio dire, non so, posso mica essere il salvatore di tutti quanti. Andate per strada, mangiate per strada, comprate i tour per strada, poi quel che succederà, cavoli vostri, insomma, non c'è problema, voglio dire, non è che si può salvare tutti. Va bene, buona domenica, dai, ciao, che poi più tardi stasera c'è una MotoGP, andiamo a vedere. Vabbè, tanto Dovizioso non lo vince il mondiale, però sa mai un regalo così inaspettato, una caduta di Marquez, ma così è, ma non perché mi stia sui coglioni, perché poi alla fine Marquez è un fenomeno, però uno Iannone che gli dà una sportellata, lo sbatte contro, dai, ci starebbe, voglio dire, insomma, un bel biscottone tra italiani e gli spagnoli, sarebbe una bella goduria, dai, adesso tutto sommato ce lo meritiamo, voglio dire. Ciao, buona domenica.